tua sfrontatezza è pari solo alla tua malvagità! Una strega io non sono! Io aiuto gli altri! Io invento speranze! Siete voi che avete inventato codeste superstizioni che con Dio non hanno nulla a che fare! Voi gli stregoni! Sacrilegio! Sacrilegio! Come osi! Osso! Sei ribelle a Dio e agli uomini! Fatela tacere! Dunque, non contenta delle cose suddette, ma aggiungendo male a male, istigata da spirito diabolico, detta Clotilde ha succhiato sangue agli lattanti e insieme ad altre streghe si recò in volo al Noce di Benevento, trasformatasi in gatto e cavalcando un capro. Ma voi davvero lo credete? Che io possa trasformarmi in gatto? Che io succhi lo sangue degli lattanti? O che io possa impedire agli uomini di generare e alle donne di concepire? Le streghe, povere donne di paese, esseri emarginati, sole, vecchie, vedove! È a servizio di Satana! Ha rinnegato lo Signore nostro! Voi mi odiate perché le donne non le conoscete! Sono pazienti, timide e riservate, ma anche forti! Ecco chi state mandando allo rogo! Questa infida donna lo limite è superato! Il tempo dei tuoi raggiri è scaduto! Noi, giudici dei malefici, dichiariamo che tutte le cose dette sono vere, negli luoghi e negli tempi, per confessione fatta da detta Clotilde, interrogata dinanzi a noi e alla curia. Cos'altro c'è da aggiungere? Cos'altro c'è da aggiungere? Voi mi mandate allo rogo perché sono donna! E le donne, regine o streghe, usurpano sempre lo potere dell'uomo! Ho subito un processo su semplici sospetti! Accusata! Torturata, i beni miei confiscati e non sarò mai assolta. Questo viscido monaco ha detto che ho confessato, ma se non lo avessi fatto sarei stata dichiarata eretica. Comunque, alza sullo rogo! Pentiti! In nome di Dio te lo comando! Non ho niente di cui pentirmi! Non hai abbassato lo sguardo una sola volta! Il mio destino mio è ora nelle vostre mani! È il Dio che per te ha deciso! No! E per mia bocca parla tutto lo popolo del Santo Lupino! No! A te non resta che pregare! No, no! Cittadini del Santo Lupino! Ascoltate! No! Stabilisco che la predetta Clotilde, comparsa dinanzi a noi in questo pubblico luogo dove abitualmente amministro la giustizia divina, il giorno 20 luglio 1248, anno del Signore, sia arsa viva! Questa è la sentenza mia! E l'ira di Dio, più messo di te, e che il nome tuo sia ricoperto da ignominia e di infamia negli secoli degli secoli. Fra poco sarai di fronte al Tribunale Supremo e i tuoi malefici si acquiteranno nell'oblio. Avanti a Dio! Amen! No!
doccia strega! Vai Pam, vai! Pamela, vai! Pamela, vai!